riconnettersi alla grazia d'altri tempi nel ballo delle acconciature all'Excelsior. Il cronista si fa stenografo per rincorrere i nomi. Contessa de Minervi e Demo Capodilista, l'ambasciatore d'Inghilterra è Lady Mallet, la marchesa di Rende e il duca di Guevara, la signora Heredia che porta poeticamente il nome di un poeta, la signorina dei Turbe e il marchese Malaspina. Trofei di penne si alzano come voli della fantasia. Mimì Guidi e Paz Campero. Resi Mottola e la contessa Amalia Coletti. La marchesa Serlupi e il conte Senni. La baronessa Reutern e Martin de Alzaga. Anna Maria, l'indossatrice di Carosa, col serico elmo disegnato da Coltellacci. Un ballo in costume dove il travestimento è ridotto a un'allusione alla originalità di un ornamento. Suni Ratazzi Agnelli riceve da Anna Magnani il primo premio. Il secondo tocca a Vera Simoni, il terzo alla contessa Scribani. Il ballo era a beneficio dell'appello delle Nazioni Unite per l'infanzia.